è bello navigare, ma è brutto il mar di mare. Di mari siamo i lupi, ma è il nostro bel naviglio, per tema che si sciupi, non ha mai fatto un miglio. Caffettiere, albergatore, cosa mai questo rumore che impedisce di dormire? Per partire sta il vapore, sento il ronco del motore, sono le macchine in pressione, presto, presto! Ma è il comandante che russa questo? Che delusione! Che indiscrezione! Caffettiere, una nisetta! Sottovoce, per piacere! Non svegliate il trombettiere! Che si suona la trombetta! Ci dobbiamo levare in fretta! Perdonate, per favore! La nisetta, ecco al signore! Scusate, tavolino! Tavolino! Scusate, eccellenza! Bella vista! Tavolino! Che orrore! Grazie mille! Ah. E il sedile? Piano, risvegliate il capitano. Quella nave maledetta per partire qui. Aspetta, mi macchiate la giacchetta. Scusate, eccellenza, si fate scandescenza perché quel bastimento piantato lì di fronte tappa la visuale e chiude l'orizzonte al mio locale. L'artista e turista non vengono più a cercare la bella vista. Ed io che dovrei dire? Pagato 1000 lire un biglietto d'andata e ritorno per un viaggio fino al Paraguay. Però quel capitano per il giorno non parte mai. Non parte mai! Se una sola parolina vado a dire al podestà, con la mia grande influenza, la mia grande autorità, noi vedremo la Teresina domattina a far partenza. Affrettatevi, eccellenza! Che impedisce di dormire. Io vi supplico, signora, di volermi compatire. Chi mi chiama? Chi mi brama? Chi d'urgenza mi riclama? Siamo curiosi di sapere. E per piacere. Quando mai questo vapore? Per favore. Ci farà andare via. La cortesia. Non toccate questo tasto, se no il sangue ci guasto. Non contrasto, ma però la ragione vi dirò. Fu cosa di natura, mia figlia Rosalia, il rischio e l'avventura adora la follia. Che stupida mania. Fuggire vorrebbe adesso di quella nave a bordo, perciò non del permesso e faccio il sordo. Che pezzo di malordo! Il vapore, il vapore, il vapore! Che la fine è in tanto ardore. Sì, non devi amare le amare onde del mare. Senti che ti consiglia un cor di genitrice. Avevo anch'io una figlia che si chiamava Alice. Povera me, nel tornare dal Madagascar, a cascare andò nel mare. Oh, non temere, governante. Comandante? Ci picchia. Io ti picchio. Scusate, bel signore, siete voi il padrone del vapore? Ma non lo dite neanche per gioco, di bordo sono il cuoco. E questo è il mio sguattero, infatti è lui
lega i piatti. Sono il cappuccinere, cantiniere, panettiere, vivandiere, caffettiere, gelatiere. Che piacere! Mio vero, molto. Voi, che siete un personaggio così importante, non potreste svegliare il comandante? Miei prodi coperta di gloria, ricordi di fame e di fame. Correte, il dovere ci chiama e l'ora della pappatoria. Quest'oggi baccalà! Urrà! Io vado a colazione al ristorante perché la tua cucina è ripugnante! Grazie tante! E nel frattempo tu, Buonaventura, pescherai per stasera la frittura. Pesci belli, pesci rari, che viaggiate per i mari, pesci d'oro, pesci rosi, pesci grassi, pesci grossi. C'è un messaggio nell'interno. Se ci fosse un bel terno, wow! Nel Pacifico a Mancina, di chi va verso la Cina, c'è fra banchi di coralli l'isola dei pappagalli. Qui si porta da un pirata. Sulla spiaggia abbandonata, sotto le apri dei cocchi, c'è un tesoro con i fiocchi. Che notizia! Che ricchezza! Miei prodi, dovete ad ogni costo scoprire il tesoro nascosto! Da onde ciascuno a suo posto si trova di partire disposto! Posto! E da onde sbuca quel coscritto che neanche sta staledito? Torno dalla ricerca! Preparatevi alla partenza! Che succede? Che succede? Ma noi partiamo per l'altra sede a cercare pieni di fede! Ricca prede! Quel stupido ci crede! Chiudi a chiave, Mosolia, se no qua la scappa via! Prima che sorgono altri incali, vuoi pigliare i miei bagagli? Sono riuscito alla buona ora a spedirli alla malora! Eccomi, eccomi, eccomi qua! Non ve ne andate senza di me! Qui c'è il mio fracchè color lilà, guanti e cravatte color panzè! Testa c'è c'è! Cerca di ricchezza! E dai!